Una Pasquetta che ha fatto registrare numeri importanti in montagna, Campo Imperatore, ma anche nei musei d'Abruzzo, Munda all'Aquila compreso. Sono andati benissimo i musei d'Abruzzo, come ha confermato la direttrice del Polo Museale Lucia Arbace. Musei aperti in tutta la regione come voluto dal MIBACT. Nei 5 musei principali, e cioè i 2 archeologici di Chieti, il Munda all'Aquila, Casa d'Annunzio a Pescara e il Castello Piccolomini di Celano, i numeri sono stati davvero importanti. Nella giornata di Pasqua c'è stata un'ottima affluenza, considerando anche che l'ingresso era gratuito, ma anche a Pasquetta si è registrato il sold out. Prezzo del biglietto contenuto, del resto 4 euro per l'intero e 2 per il ridotto. Con soddisfazione nel giorno di Pasqua si è arrivata a 1600 visitatori per arrivare a 3100, compresa Pasquetta. Ottima la performance del Munda all'Aquila, anche se la migliore registrata a Pasqua è stata quella di Frilla Frigeri a Chieti, mentre nella giornata di Pasquetta il primo gradino del podio se l'è aggiudicato il Castello di Celano, il Castello Piccolomini, alle 13 già 350 visite, per arrivare poi a quasi 800 considerando anche il pomeriggio. Sono state tantissime le iniziative, anche alle grotte di Stiffe a San Demetrio nei Vestini con lo spettacolo dei falconieri, per i più sportivi, davvero suggestivo il trekking da Santo Stefano di Sessagno a Rocca Calasso, e ha fatto registrare numeri importanti anche la riserva naturale del lago di Campotosto, dove si sono ritrovati i camperisti e non solo per la classica scampagnata. Ma ci sono stati numeri importanti anche sul Gran Sasso, a Campo Imperatore. Dopo la riapertura dei giorni scorsi si sono sfiorate le 2000 presenze, lunghe file e qualche malumore ai botteghini, tant'è che il centro turistico del Gran Sasso è stato costretto ad aprire nella giornata di Pasquetta l'info point a Piazza Duomo per permettere di comprare gli skipass e anche i biglietti della funivia e non avere file invece nella giornata di oggi. Del resto, i sciatori aquilani, i turisti romani presentissimi sulle piste, hanno voluto recuperare il tempo perduto con l'apertura delle piste in nettissimo ritardo e a stagione invernale ormai compromessa e quasi finita.